Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Manu mi ha letteralmente costretto oggi a venire alle giostre. Sì, alle mie spalle praticamente ci sono gli autoscontri. Guardate quel pazzo, vieni, vieni subito qua, vieni. Saluta Ciao. Il nostro pubblico. Ciao. Sei contento di essere qui alle giostre? Sì, sì, sì. Allora, adesso dammi i soldini, perché devi pagare tu. Io non ho intenzione di pagare i tuoi gettoni. Dammi i soldi. No. Dai Vito, questa è la mia macchina, vai a prendere i gettoni, vagli a pagare, così. Ma ti sei preso la macchina di Spider-Man, ti sei preso? Ovvio. No, Manu, ma io non lo voglio fare l'autoscontro. Dai, che ti distruggo. Ma con chi stai parlando? Ma stai scherzando? Quando facevo io l'autoscontro, tu ancora dovevi nascere. Allora che fai? Gli hai paura? Competi contro di me. Ma non avresti dove arrivare, Manu, ti faccio volare con un colpo di autoscontro. Vediamo. Provaci se hai il coraggio. Allora ragazzi, io ho già visto la mia macchina. Questa qua, delle Wings, secondo me è perfetta per me. Guarda che stile, Manu. Io probabilmente mi siedo in questa. Vediamo se ci vado. Allora, prenditi la macchina tua, prenditi il tuo gettone, io il mio. Ragazzi, io probabilmente sono pronto. Manu, preparati alla sconfitta. Ok, sono pronto. Ecco, sono partito ragazzi, incredibile. Non ci credo ragazzi. Guardate dov'è! Vai via! Vai via, stammi lontano! Ragazzi, io sono veramente spericolato! No! Ti prendo, Manu! Ragazzi! Lo distruggo! Maledetto! No! Ragazzi, sono troppo forte! Allora ragazzi, Manu alla fine ha deciso di provare l'altalena. Io purtroppo però in questa non ci posso salire perché non riesce a tenere il mio peso. Ma che stai facendo, Manu? Ti incateno. Adesso mettiamo un lucchetto qui, no. Così non esci più. Allora Manu, sei pronto? Visto come suona? Via! E non tornare mai più! No. Dove sei, Manu? Sto tornando. Ah no, di nuovo qui sei! Avevo paura di perderti, guardate ragazzi. Questa è una discriminazione nei confronti di gente che pesa di più. Cioè io non lo posso fare perché peso di più. Non è giusto. Cioè io ti ho pagato il giro per non farlo io. Non è corretto però così, Manu. Cioè guardate com'è cattivo. Ciao. Cioè lui si sta divertendo e io no. Manu, dammi 5. Bravo, in volo di nuovo. No, mi ha fatto la finta però. Il 5? No! Manu, dai, dammi il 5! Dai, sono il tuo cuginetto! Bravo! L'ho preso di striscio! Arrivo. Ma di nuovo qua sei! Molto bella l'altalena! Veramente bella! Ho pagato per non fare niente! Io non ci vengo più alle giostre! Regista! Io non ci vengo più, eh! Eccolo! È tornato, Manu! Dove sei? No, io speravo di tenerlo qui per un'altra ora, così mi andavo a fare un gelato. No! Com'è stato questo giro, Manu? Ti è piaciuto? È stato molto bello. Molto bello è stato? Dove vai? Ce la fai ad uscire? Ma no! Non uscire! Rimani qui! Dai! Rimani qui un altro po'! Adesso dobbiamo scegliere qualcosa per fare questo giro. Io probabilmente prendo la moto. Io prendo la moto, ma tu cosa vuoi prendere? L'astronave! Sì. Io la voglio l'astronave! Esci! Mettiti le cuffie! Via dall'astronave! Via! No. Via dall'astronave! No. Allora mi prendo il pony. Ragazzi, secondo voi questo pony alato riuscirà a tenere il mio peso? L'alternativa potrebbe essere questa puffetta con gli occhi rossi, un po' inquietante. Dove ci mettiamo? L'elefante, c'è pure la Ferrari. Oh, c'è il drago, Manu, il draghetto. Guarda che bello il draghetto. È molto bello. No, ti sei preso il mio posto nella puffetta. Te ne devi andare, Manu, non puoi rubarmi sempre i posti. Togliti, no. Togliti. Dai. Io posso girare. Ah, per questo ti sei preso puffetta. Ragazzi, è bellissimo. Il mio Dumbo! Sto volando! Manu, dove sei? Ma sei impazzito? Che fai? Sta girando come una trottola! Che incredibile! Io viaggio per cieli stellati! Dumbo! Ti tengo per le orecchie! Sì! Ma io voglio stare sul draghetto!
Voglio stare sul traghetto. Attenzione, ho lasciato la postazione, ragazzi. Adesso sono sul traghetto. Andiamo, Spirit. Incredibile. Mano, dove sei? Ma quello è una trottola. Voglio cambiare. Mano, dammi la mano. Ce la possiamo fare, figliolo. Prenditi la macchina, Manu! Ce la puoi fare, figliolo! Comunque, ragazzi, è bellissimo tutto questo. Io sono qui con il mio amico draghetto. Un po' strano perché ha gli occhi rossi, però è bello. Hai preso la macchina? Ma Dumbo! Ce la puoi fare! Comunque io sto volando, Manu! Ragazzi, alla fine sono arrivato a destinazione grazie alla mia motocicletta. È stato un giro fantastico, sicuramente molto emozionante perché ho vinto la gara, sono arrivato primo grazie alla mia moto Spider. E Manu, dov'è Manu? Il draghetto! Mi ha rubato il draghetto, mi ha rubato! Vito, io ho deciso di fare il salto di qualità e andare sulla mia astronave d'oro. Cioè, hai preso un'astronave tutta per te? Ma come ti è sembrato questo giro? Molto bello, lo voglio rifare! No, non lo voglio rifare perché non ho più soldi. Come non hai più soldi? Comunque c'è questa luce che mi sta accecando, andiamoci. Andiamo, dai. Comunque, ragazzi, posso dire una cosa? Le giostre stancano. Cioè, sono stanco. Non ho fatto niente perché ha fatto tutto il draghetto. Però sono stanco, Manu, tu come sei? Stanco. Pure tu stanco? Però voglio farne ancora. No, basta, Manu, io non ho più soldi. Non mi interessa. Non ho più soldi, Manu, ho scambiato le uniche 10 euro che avevo. Non mi interessa. E dammi i soldini, dai, facciamo i giri con i tuoi soldi. Tra 10 anni te li do. No, Manu, io non ho più soldi, non posso fare più niente. Cari vichinghi, è stato breve ma intenso. Siamo stati alle giostre e devo dire la verità, sono veramente contento perché non ci andavo da anni. Cioè, Manu, erano anni che non venivo qui alle giostre e a giocare pure io. Cioè, l'ultima volta nemmeno la barba c'avevo. Vita, io ci sono rimasto male. Perché? Perché volevo fare un'altra ora. Un'altra ora? Ma per un'altra ora ci vogliono 30 euro. Manu, 30 euro. Non fa niente, ti ho detto che te la do fra 10 anni. Tu fra 10 anni sparisci. Ti conosco, non ti fai più vivo e non mi dai più i soldi, quindi io non ho soldi da spendere. Comunque tu sei tirchio, perché hai un cuginetto speciale, bravo, bello, e lo tratti così per 30 euro. Per 100 euro? E tu, che hai un cugino bello veramente, famoso, intelligente, mi tratti come se fossi un bancomat. E adesso ti dimostrerò io come si fa. Ti mostro una lezione di stile. Addirittura, sei diventato tutto stiloso. Sì. E sentiamo, quale sarebbe questa lezione? È tutto in questa mano. In che senso? Visto che tu sei stato gentile con me, portandomi alle giostre, io sarò gentile con te, regalandoti questo. Che cos'è? No! Chi è? Madama Boom, quella... la professoressa quella... di Quidditch. Se non sbaglio si chiama Madama Boom. Bello! Ma è mio! Me lo regali? Sì. Veramente? Sì. Grazie, Manu! Allora ho fatto bene a portarti alle giostre. Adesso un'altra ora, dai. No, no! Cioè, tu con un Funko Pop mi vuoi far spendere altri 30 euro? Che mi compravo 70 Kinder Merendero e li trovavo. Kinder Joy, come si chiamano? Kinder Joy. Mannaggia a te, mannaggia! Mi compro Kinder Joy. No, e mettiamo il caso che io trovo un'altra di queste nel Kinder Joy. Che fai poi? La do una. Cioè, io ti devo comprare un Kinder Joy per poi trovare una di queste e tu la dai a un altro. Lo compro io. Se ne troviamo uno doppione, è giusto che poi lo tengo io e lo regalo io a chi dico io. Vito, basta, troppo complesso. Ci penso io a non fare più niente. Piuttosto, quando è che mi porti in un... Ah, di nuovo! Di nuovo a fare richieste, di nuovo. Basta. Io voglio andare alle giostre. Allora, facciamo così. Se ti fanno promosso a scuola con il massimo dei voti, ti porto di nuovo alle giostre. Promesso, Manu. Allora non c'entra mai! Tutto per te. Impegnati il prossimo anno. Così se il prossimo anno chiudi con il massimo dei voti, ti porto qua alle giostre. Sinceramente io sono venuto qua per provare i go-kart, però purtroppo erano chiusi. Quindi Vito mi deve promettere che uno di questi giorni mi porta al parco giochi nei go-kart. E lo deve promettere qui davanti a tutti voi. Allora Manu, io ti prometto che prossimamente, se i go-kart sono aperti, ti ci porto. Però solo se fai il bravo. E solo se mi regali un altro doppione di questo. Ma perché vuoi doppione? Cioè, non proprio questo. Un altro, tipo quello d'oro, Harry Potter dorato. Me lo regali, Manu? Dai, so che tu ce l'hai. Ne ho solo. Regalamelo e ti porto nei go-karti. No, è troppo raro. Allora niente, non ti ci porto. Appena lo troverò, te lo darò. Promesso? Sì. Dalla mano.
Cari vichinghi, speriamo di avervi strappato un sorriso anche oggi. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Seguiteci su tutti i social e ciao!